Questa sera abbiamo mangiato e bevuto benissimo, una cosa ottima è stato il pepposo, volevamo saperne un po' più, ci racconti brevemente. È un piatto antichissimo le cui origini si perdono lontanamente nel tempo, la storia che viene più raccontata è che sia stato nato intorno alla costruzione della cupola del Duomo del Brunelleschi, in quanto si doveva cuocere tantissime quantità di coppi e tegoli per poterla ricoprire. Questo lavoro tradizionalmente veniva fatto a Firenze vicino all'Impruneta, quando venivano scaldati questi forni per la cottura dei mattoni rimanevano per lungo tempo grosso calore in questi forni. Si dice che era usanza da parte dei fornascini di prendere la carne che avevano, quindi normalmente tagli poveri di carne, quindi soprattutto muscolo, il vino in Toscana purtroppo c'è sempre stata abbondanza, così come di oro, l'aglio, tipico della cucina povera, e veniva aggiunto per improsesirlo il pepe, che forse era l'unico elemento effettivamente caro. Quindi la ricetta è rimasta così tuttora, si mette in una pentola al fuoco, tutto insieme, si mette il vino, la carne di muscolo tagliata a pezzi, un cucchiaio d'olio, qualche cucchiaio d'aglio vestito, del pepe intero. Se si vuole fare un'aggiunta, per esempio il vitello non c'era, si può aggiungere un po' di conserva, c'è chi non la vuole, c'è chi la vuole, poi la si mette dentro al forno e lì si lascia cuocere per 4-5 ore a un fuoco moderato. Quello che viene fatto ora con le basse temperature e controllo in Toscana e tradizionalmente la tradizione popolare l'ha sempre fatto di cuocere le carni lentamente a bassa temperatura per non andare a bruciare le proteine e sciogliere il collagene in maniera che risulti una carne estremamente saporita e nello stesso tempo molto morbida. Ti posso chiedere una curiosità? Noi siamo blogger, abbiamo un po' visto il vostro sito, il blog, abbiamo letto di un ragù scappato. Sì. Dove se n'è andato questo ragù? Anche lì sono i piatti che l'ingegno popolare tirava fuori per ricordare al sapore della carne che più non c'era. Quindi si fa un grande sugo a base di odori, quindi si parte dal classico soffritto, quindi una carota, una costa di setola, una cipolla, lo si moltiplica per abbastanza, si fa soffriggere in maniera che diventi proprio una crema, quando ha un bel profumo si allunga, si aggiunge con un po' di brodo, poi si fa ritirare questo brodo in maniera che ci sia un po' di parvenza e anche in bocca ci sia quel gusto che ora va di moda, l'umami in bocca, e quindi ci sia un po' di sensazione di carne, ma la carne di fatto non c'è, è solo un soffritto a base di odori, poi sale e pepe logicamente, ma la carne non c'è più, quindi la carne è scappato perché il pollo non c'è più ed è soltanto un fondo di cottura. Vabbè, perfetto. Però alla fine rimane comunque questo gusto. Il gusto al sapore sembra, poi si può abituare con un po' di spezie, però insomma il sapore può sempre ricordare il gusto del fondo di cottura di un arrosto, di uno stracotto, ma di fatto non c'è. La carne, la parte fondamentale, la carne non c'è più, insomma.